Fondazione Mediolanum, ma io vorrei qui con te sul palco Corrado Fontana, Emilio Petretti. Allora, adesso spiegatemi che cosa succede di veramente carino oggi, perché una cosa importante l'ha già anticipato un po' anche Giovanni. Perfetto, buonasera a tutti, un benvenuto anche da parte nostra. Noi come Banca Mediolanum siamo sul territorio bergamasco ormai da qualche anno, lavoriamo con degli ottimi risultati ed essendo entrati poi in contatto con l'Accademia dello Sport, della quale siamo diventati main sponsor per il torneo di tennis che è l'evento Clou, ci siamo praticamente associati e portiamo avanti questi progetti benefici. Questo mi piace. Io cerco sempre di accorciare tutti i tempi. Scherzo. No, come avete visto nel video, Fondazione Mediolanum si occupa prevalentemente dell'infanzia dei bambini, bambini disagiati per vari motivi, ma anche a volte per eventi naturali avversi, bambini che hanno dei problemi e che cerchiamo di aiutare. Oggi faremo qualcosa di un pochino diverso che vi spiegherà il mio collega Emilio. Allora, prima però che spieghi Emilio Petretti che cosa succede, io vorrei qui sul palco con me, visto che sono i destinatari e così lo sentono in prima persona, visto che avete per la chirurgia dell'azienda ospedaliera di Bergamo Est, il reparto di chirurgia, un qualcosa di particolare da dedicargli, io vorrei proprio qui con me il primario Antonio Piazzini, grazie per essersi raggiunto, e il direttore generale Francesco Locati, che è già arrivato. Adesso faccio da piantana come al solito Emilio, vai. In questa occasione abbiamo voluto occuparci della salute dei bergamaschi, grandi, piccoli, senza distinzione. Partecipando a questo progetto per l'acquisto di questo ecografo di ultima generazione, e lo faremo in modo concreto e diretto, raddoppiando il contributo della grazie alla Fondazione Mediolanum Onlus, l'importo totale delle donazioni raccolte oggi. Pertanto vi invitiamo ad essere generosi cosicché l'obiettivo si concretizzi immediatamente. Vi auguriamo una buona continuazione e con l'auspicio di incontrarvi, perché maggiore sarà la penetrazione della banca nel territorio e sempre maggiore potrà essere la nostra partecipazione a favore di questi eventi. Grazie. Allora, direttore Locati, direi che dai, le belle notizie, Piazzini Locati, un ecografo è importantissimo. Certo. Bene, innanzitutto buongiorno a tutti, desidero veramente portare il mio ringraziamento e l'apprezzamento per questa volontà appunto di effettuare questa donazione per uno strumento, diceva prima Bucarelli, di ultima generazione e che sarà utilizzato proprio per il miglioramento della diagnosi quasi al letto del paziente, nel senso che è uno strumento che ci consentirà appunto in modo tempestivo di arrivare a una diagnosi, e quindi per noi è un gesto di estrema soddisfazione con cui accogliamo questa proposta di donazione, e certamente sarà molto utilizzato da parte dei nostri specialisti. Qui abbiamo il primario dottor Piazzini Albani, che potrà essere più specifico. Allora gli aggiungiamo il microfono. Buonasera a tutti, io mi associo ai ringraziamenti che ha fatto anche il mio direttore generale per l'Accademia dello Sport e per Mediolanum, che sono sempre stati vicini a questa accademia e a tutte le organizzazioni sportive. È la seconda volta che io salgo su questo palco e ne sono estremamente onorato. Qualche anno fa per l'impianto di condizionamento di Alzano Lombardo e oggi per questo presidio a noi importantissimo. Un ecografo di ultima generazione portatile per un reparto di chirurgia è una cosa estremamente importante. Basti pensare ad esempio che appunto al letto del malato si può fare la famosa ecofast, quella che fanno anche nei pronto soccorsi, per dirimere se il paziente è instabile, perché, per cui non può essere portato subito a fare degli accertamenti maggiore come un attacco. Con l'ecografo io posso
valutare se il paziente va portato subito in sala operatoria o se posso appunto provvedere a fare qualcun altro con un po' più calma. Anche sull'atteggiamento clinico, sulla visita clinica di tutti i giorni dei nostri pazienti, quindi oltre all'esame clinico, all'ispezione, alla palpazione, noi oggi possiamo pensare che con un ecografo riusciamo anche a vedere l'anatomia interna dei nostri pazienti e quindi come se fosse un prolungamento naturale della nostra mano. E finalmente arriverà a Seriate il reparto di chirurgia di Piazzini. Complimenti davvero, anche perché sono cose importanti. E soprattutto, adesso guardatemi un attimo negli occhi per piacere, vi ha dato una busta quando siete arrivati, tra un po' vedete uno spettacolo musicale fantastico con l'orchestra italiana Bagutti, ci sarà anche Andrea Pucci, grande cabarettista, vi divertite, mettete qualcosa in quella busta di importante quando uscite, perché tutto quello che viene raccolto aprendo le buste, questi signori lo raddoppiano, li vogliamo mettere un po', eh? Dai, mi raccomando.